Oggi relax praticamente per la Vibonese, però chiaramente con l'orecchio alla radiolina oppure ai display per vedere un po' come... O addirittura Beccaria ha visto qualche gara di Serie D, non lo so, chiedo. No, oggi siamo restati tutti in famiglia con le mogli, altrimenti rischiamo il divorzio. Sì, questo è però ho seguito tramite voi l'andamento delle partite... Avrei preferito onestamente giocare, non riposare subito questa domenica, però la pigliamo così e ci prepariamo per la prossima. Sì, un turno di riposo che vi praticamente ora siete lì in cima, però in coabitazione, diciamo, con le altre squadre. È vero che Battaglia ha dichiarato non siamo noi a dover vincere il campionato, però una squadra che dopo 3 giornate è in testa alla classifica, che recupera anche un risultato di 2-0 in 20 minuti, insomma, mi sembra che la Vibonese abbia un certo carattere, una squadra che forse può ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza in questa stagione. Sì, onestamente sia io che il presidente, visto gli sforzi economici, ci aspettiamo qualcosina di più della semplice salvezza, però non siamo attrezzati, a mio avviso, per vincere il campionato. È una buona squadra quella nostra, ricordiamo che viene comunque da molte riconferme dell'anno scorso, quindi ci sono molti giocatori che hanno fatto l'eccellenza, abbiamo aggiunto 3-4 buoni innesti, la squadra diciamo, è completa, però non può al momento, secondo me, pensare di vincere il campionato, ma dobbiamo restare umili, cercare di toglierci qualche soddisfazione. Poi a dicembre vedremo che dirà la classifica, potremmo intervenire sul mercato, però sì, al momento è presto per parlare di queste cose. Sì, chiaramente un campionato lungo, difficile, le prime giornate diciamo che sono punti certi, insomma, per la salvezza, poi vedendo e facendo, insomma, vedremo anche chi verrà fuori da magari situazioni difficili come per esempio Reggio Calabria o Regina, come la vogliamo chiamare, che oggi tra l'altro ha ancora perso in casa, quindi ne ha vinta una in casa, però ha perso ancora una volta dopo la sconfitta di Rocella. Questa è una squadra che dovrebbe vincere il campionato, purtroppo al momento non sta andando così. Ecco, quale altra squadra oltre a Reggio Calabria, secondo Beccaria, può puntare alla vittoria di questo torneo? Per me metto al primo posto come organico, come soprattutto per il reparto offensivo, la Cavese. Poi leggermente un gradino sotto metto il Siracusa, anche se oggi ha perso, però comunque rimane una buona squadra, un'ottima squadra. Il Marsala e Reggio Calabria, queste qua sono le squadre più attrezzate per lottare per il campionato. Poi sono piazze che sono pure abituate a certe pressioni, sanno gestire momenti negativi, sapranno gestire questo qua sicuramente, perché comunque il Reggio Calabria, la Regina, paga un pochettino l'inizio, forse una preparazione così in ritardo, però la squadra c'è, il mister è preparatissimo, hanno un ottimo staff dirigenziale, quindi usciremo fuori alla distanza, questi qua sono solo incidenti di percorso. Sì. Parlavamo appunto, diceva lei prima, del fatto dell'organico, un punto di forza, in forma confermare il gruppo, lo zoccolo duro della passata stagione. Avete davvero confermato tanti big, tanti uomini importanti che effettivamente per l'eccellenza erano più che sprecati, forse lo sono anche per la Serie D. Sì, abbiamo riconfermato 7 over su 10, poi ci siamo concentrati soprattutto per la ricerca degli under. Quest'anno, dopo tanti anni a Vibo, abbiamo degli under buoni, di qualità, sono andati in gol anche settimana scorsa contro il Siracusa. E il nostro punto di forza, diciamo, è aver confermato lo zoccolo duro dell'anno passato, quindi i giocatori già ci conoscono gli allenamenti, i carichi di lavoro del mister. Peccato ancora che non abbiamo tutto l'organico al completo, perché abbiamo un giocatore veramente forte che è Garat, però ancora non siamo riusciti a recuperarlo fisicamente. Lui è un giocatore che potrebbe fare la differenza, un argentino, speriamo che quanto prima possa giocare qualche partita. Avete avuto questa domenica di pausa per preparare poi la sfida con la Frattese, che ha 6 punti in graduatori. Sì, questa è... un pochettino, io avrei preferito, come ho detto prima, giocare subito, perché comunque la squadra è carica. Mantenere il ritmo in pratica.
Sì, perché noi siamo iniziati come ogni anno molto, molto presto, quindi diciamo non ha bisogno la squadra di mettere diciamo, benzina nelle gambe, è già pronta fisicamente, atleticamente, era in grado di sopportare anche 3 turni in una settimana, però va bene così, si riposano i ragazzi, il mister gli ha dato 3 giorni di pausa, martedì si ricomincia, sempre con umiltà, perché adesso viene il difficile, perché diciamo con queste gare partevamo da sfavoriti, quindi noi dovevamo stare attenti a non prendere gol, cosa che poi paradossalmente abbiamo fatto, invece le prossime gare sulla carta ci daranno come favoriti, verranno squadre a vivo a chiudersi, e l'anno scorso abbiamo fatto difficoltà quando incontravamo queste squadre, questi tipi di squadre qua, quindi dobbiamo cercare quest'anno di migliorarci rispetto all'anno passato. Bene, Beccaria, che dire, vi auguriamo buon lavoro e buon campionato, sarà una stagione intensa, Serie D è un campionato molto più duro e lungo del campionato di eccellenza, però voi vi trovate meglio, dai, decisamente. Sì, noi in eccellenza ci siamo trovati bene, però diciamo con un pizzico di umiltà, per Vibo la Serie D è la dimensione giusta della città, non la Lega Pro, non l'eccellenza, credo che in Serie D fare un campionato tranquillo rispecchia proprio le potenzialità che questa città al momento offre.